Mia adorata Anne, nella cassettiera c'è una lettera più lunga che ho scritto in quest'ultima settimana. Quella parla di noi e dei miei ricordi con te e di quanto ti ho sempre amata. Questa parla soltanto di stasera, o meglio, di oggi. Sono andato nella stalla per farla finita. Non mi sento di chiedere scusa per l'atto in sé, anche se so che per un breve periodo sarai arrabbiata. O forse mi odierai. Non devi. Io non sono dell'idea che nasciamo da soli, che moriamo da soli o stupidaggini simili. Non sono venuto al mondo da solo. Mia madre era lì. E neanche me ne andrò da solo. Tu eri lì, ubriaca sul divano, e scherzi su Cazzi e Oscar Wilde. Questo è un atto, per certi versi, di coraggio. Non il coraggio di affrontare una pallottola. I prossimi mesi di dolori sarebbero stati molto più duri di questo breve attimo. No, è il coraggio di considerare i prossimi mesi che avrei passato insieme a te, svegliandomi al tuo fianco, giocando con le bambine, dovendo vedere nei tuoi occhi quanto la mia sofferenza ti uccide giorno dopo giorno, vedendo il mio corpo debole che mi abbandona mentre te ne prendi cura, sapendo che sono i tuoi ultimi ricordi di me. Non lo permetterò. L'ultimo ricordo che avrai di me sarà in riva al fiume e quel gioco infantile dove loro hanno barato. E io dentro di te e tu sopra di me, solo con un fugace pensiero dell'oscurità che sarebbe sopraggiunta. È accaduto un miracolo, un'intera giornata senza pensarci. Non dimenticarlo, amore, è stato il giorno più bello della mia vita. Bacia le bambine per me, ricorda che ti ho sempre amata. E magari ti rivedrò se c'è un'altra vita. E se non c'è, beh, il mio paradiso sei stata tu. Il tuo ragazzo.